Bentornati a questa nuova puntata di Dialoghi Virali. Oggi abbiamo un ospite speciale, il professor Mirko Altimari, docente di diritto del lavoro dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno Mirko, grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te Riccardo, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di questo bel progetto editoriale di cui mi accennavi. Bene, bene. Allora, ovviamente, insomma, il tema di oggi è la prima volta che viene affrontato in questa rubrica, ma è un tema molto importante che ha a che fare con la vita di milioni di italiani in questo momento, che è appunto la situazione dei lavoratori in Italia, la situazione delle imprese in Italia durante questa così difficile emergenza sanitaria. Vorrei prima di tutto chiederti cosa ne pensi delle misure prese, insomma, dal governo, in particolar modo con riferimento ai lavoratori e alle aziende. E se credi siano sufficienti oppure serviranno altri ulteriori interventi, anche pensando a questa ormai famigerata fase 2, quindi tutto il tema legato alle aziende che potranno riaprire, la sicurezza dei lavoratori, insomma, qual è il tuo punto di vista su questo? Beh, allora, che le risorse poste, diciamo, in essere fino ad adesso necessariamente debbano essere integrate, mi sembra che ne siano consapevoli un po' tutti. Tra l'altro è un po' il tema, se mi consenti, uno sguardo anche, una premessa di questi giorni, il tema anche a livello europeo, perché non mi piacciono di solito le metafore belliche, ma leggevo alcuni report autorevoli in questi giorni, in cui davvero dal punto di vista macroeconomico, non è la mia materia, però ovviamente è una materia affine, diciamo così, ci informiamo, è veramente il possibile calo del PIL, calcolato sulla base addirittura di 15 punti percentuali in un semestre, siamo davvero davanti a una situazione di emergenza. Purtroppo con questo termine, magari molto spesso nel nostro paese è utilizzato, il termine emergenza, quindi magari non prestiamo adesso invece veramente mettiamo la testa su quanto problematica è la situazione, oltre che dal punto di vista sanitario, che è evidentemente la prima cosa alla quale accennavi anche tu col tema della sicurezza. Quindi, secondo me, innanzitutto, senza innamorarsi delle formule, il tema europeo è centrale, perché siamo un ordinamento all'interno di un'Unione Europea e anche chi è sinceramente europeista in questo momento deve battere un colpo, perché non ci siamo ancora ripresi dall'onda lunga della crisi del 2008-2009, che poi ha portato anche dal punto di vista politico a temi come la Brexit, all'insorgere di populismi vari e sovranismi, e quindi l'Europa o è solidale o non è, e quindi siamo in un crinale pericoloso. Leggevo che l'opinione pubblica è importante. 20 anni fa eravamo il paese più europeista, adesso il 60% circa degli italiani è contrario all'Unione Europea. Attenzione perché poi non sappiamo dove andiamo a finire. Non è un sviare la tua domanda, perché se noi dobbiamo invece, dal punto di vista delle risorse, dobbiamo far fronte comune, visto che questa pandemia è come se fosse una guerra globale, e quindi è un tema che non riguarda solo l'Italia, ma anche soprattutto dal punto di vista sovranazionale. E quindi queste risorse andranno reperite. Ovviamente faccio il giurista, non il politico, quindi non mi innamoro della formula di cui si parla in questi giorni, no? MES, Eurobond, di solito nelle trattative, questo un po' lo so perché è la materia che studio, il diritto del lavoro e il diritto sindacale, si va sempre anche con un piano B, auspicabilmente, e quindi al di là della bandierina le risorse servono. Tornando alla tua domanda, il tema delle risorse già finanziate è sicuramente un grande tema che va rilanciato, perché tu accennavi al tema delle imprese e al tema ovviamente dei lavoratori. Su questo ci sono state sicuramente il carattere di eccezionalità di alcune misure. Se io faccio un'analisi dal punto di vista lavoristico è incredibile. Pensiamo al tema organizzativo, ad esempio, dello smart working. Ce ne siamo sempre occupati in diritto del lavoro, dal 2017 in avanti, c'è cioè il cosiddetto lavoro agile. È accaduto qualcosa di straordinario, nel senso che da uno strumento che veniva utilizzato da poche decine di migliaia di lavoratori, dati di oggi erano che circa 2 milioni di italiani lavorano in smart working. Questo non significa che è tutto positivo, ovviamente ci sono degli ambiti anche dal punto di vista organizzativo che vanno analizzati.
Gli altri due macro temi su cui la mia materia, diciamo così, ha una certa importanza in questi giorni sono quelli a cui accennavi, di finanziamento, di misure come gli ammortizzatori sociali, quindi penso alla cassa integrazione che va vista sicuramente come un ammortizzatore sociale, quindi lato lavoratori, ma permette anche alle aziende di non, diciamo così, procedere a licenziamenti. Su questo, diciamo così, è stato sicuramente ampliato il novero delle aziende che possono godere della cassa integrazione, che storicamente non era un istituto rivolto a tutti. Occorrerà finanziarlo e soprattutto perché c'è il tema, se vogliamo, della difficoltà economica e delle difficoltà di liquidità in cui si trovano le aziende in questo momento. E quindi c'è tutto il tema dell'anticipo della cassa integrazione, per cui leggevo anche autorevoli sindacalisti dicendo che molti cassa integrati che sono tali da fine febbraio ancora non hanno visto niente, perché solitamente la cassa integrazione è anticipata dal datore di lavoro che va a compensare. Però in questo periodo di scarsità di liquidità è ancora più difficile. E poi c'è tutto il tema che accennavi tu della fase 2. Noi siamo un po' spettatori, come tutti, in questi giorni, settimane di quarantena. Non dimentichiamoci che il tema della fase 2, cioè quello della sicurezza, è un tema fortemente influenzato dal nostro ordinamento lavoristico, perché l'articolo 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro di porre in essere le misure necessarie e adeguate per tutelare il lavoratore subordinato. Quindi, vista dal profilo rapporto di lavoro, questo è imprescindibile, cioè la salute senza dubbio viene prima di tutto. Su questo occorrerà riflettere, perché nelle scorse settimane ci sono stati anche dei protocolli tra CGIL e CISL e UIL a livello nazionale sul settore privato e il settore pubblico. Anche il lavoro subordinato, ovviamente, al suo interno si distingue in così tante tipologie, per cui ovviamente bisognerà adeguarsi le singole aziende, penso soprattutto alla manufattura e via discorrendo. È un grande punto di domanda, però bisognerà necessariamente affrontarlo anche con gli strumenti propri del diritto del lavoro, non soltanto legislativi, ma anche penso a strumenti di carattere pattizio, di accordi collettivi, soprattutto. Ecco, io vorrei farti la seconda domanda collegandomi ad una questione che hai affrontato adesso in chiusura, che è quella legata appunto alla cassa integrazione, in generale agli strumenti di integrazione salariale. Questa domanda te la faccio non tanto da amministratore, ma da professionista, diciamo, che lavora nell'ambito della consulenza del lavoro. E credo che questa emergenza, insieme a tante problematiche che sta facendo emergere con ancora più chiarezza, c'è anche quella delle difficoltà burocratiche legate agli strumenti di integrazione salariale. Tutti sappiamo, o forse non tutti sappiamo, ma anche chi non sa se ne sarà reso conto in queste settimane, le difficoltà di accesso alle molteplici forme di integrazione salariale, la cassa integrazione ordinaria, la straordinaria, in deroga, ci sono i fondi bilaterali che finanziano per determinate categorie di lavoratori, abbiamo il fondo di integrazione salariale, insomma tutto questo mosaico che serve di fatto a sostenere il reddito delle famiglie in queste settimane però ha significato anche una complessità burocratica tale da rendere alcune volte, se non impossibile, molto difficile effettivamente l'erogazione dell'integrazione salariale stessa. Quindi ti chiedo, è auspicabile dopo una fase come questa una riflessione che vada nella direzione di una semplificazione, forse addirittura di unificazione degli strumenti di integrazione salariale? D'altra parte, i lavoratori, pur appartenenti a categorie diverse, a settori diversi, però sono tutti lavoratori dipendenti, insomma, serve forse semplificare per rendere più semplici gli strumenti? Ah, intanto il tema più in generale vengo subito alla tua domanda, ma il tema della semplificazione amministrativa, poi anche tu, oltre da professionista come amministratore, sai bene che è un evergreen che ciclicamente torna nel dibattito, sul quale a parole siamo tutti d'accordo, almeno dalle riforme della pubblica amministrazione dei primi anni 90, e però se siamo dopo 30 anni a parlarne vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. C'è da dire che a mio avviso la semplificazione, per quanto sia un obiettivo auspicabile, deve essere, diciamo, più che un obiettivo, un continuo processo, perché semplificazione non può comunque significare ritirata del punto
pubblico e ritirata del controllo in alcuni casi degli enti pubblici in determinate situazioni, soprattutto in un paese, parliamoci chiaro, dall'elevato tasso di ineffettività di alcune regole, quindi questo in generale. Sul tema invece della cassa integrazione hai ragione, in quanto appunto può sembrare un dibattito da specialisti. Però adesso magari molti se ne saranno reso conto, perché magari sono le prime volte che si attua nei loro confronti un provvedimento che li colloca in cassa integrazione. Sicuramente paghiamo una frammentazione eccessiva, perché penso al tema della cassa integrazione ordinaria, che sicuramente ha determinati destinatari, no? Crisi momentanee di mercato, quella straordinaria, che è un supporto valido alle aziende, soprattutto quando si tratta di riconversione, ad esempio, di trasformazione. C'è tutto il tema importantissimo della cassa integrazione in deroga, perché se noi leggiamo spesso delle finanziarie, le cosiddette leggi di stabilità di fine anno, è evidente che andiamo a trovare alcune situazioni che si ritagliano perfettamente nei panni, tra virgolette, di alcune aziende con dei nomi e dei cognomi. Attenzione, non che questo non sia necessario, perché a volte si tratta di problematiche che ricomprendono migliaia magari di lavoratori che in quel momento ne sarebbero sforniti e quindi è necessario. Però al contempo non può, un istituto così importante non può essere solo per iperspecialisti. E quindi il tema della diciamo così, sulla differenziazione di causali, quindi sulla dicotomia tra cassa integrazione ordinaria e straordinaria, secondo me può avere senso, tralasciamo questo momento di eccezionale, ecco, perché si rivolge a cosiddette, le cause integrabili sono diverse, a fattispecie differenti, che però il tema della collocazione in cassa integrazione del finanziamento al quale mi riferivo prima, no? Quindi la possibilità che l'INPS eroghi velocemente allorquando il datore non può per mancanza di liquidità, anche il tema del procedimento, perché c'è un procedimento amministrativo, però prima c'è un procedimento storicamente, se vogliamo, di controllo anche da parte del sindacato. Che è necessario, perché parliamo di cassa integrazione, parliamo quasi di una esternalizzazione dell'onere retributivo, quindi che questo deve essere posto in essere in determinati momenti importanti è necessario. E in più c'è tutto il tema, spesso ancora più misconosciuto, degli enti bilaterali, quei fondi di cui parlavi. Quindi spesso anche i finanziamenti magari ci sono anche, si parla con molti interlocutori diversi, anche in questo le regioni hanno un ruolo importante, e quindi diciamo così, auspicabilmente usciti dall'emergenza, quantomeno una consapevolezza di come lo strumento debba servire alla bisogna in maniera veloce. Ed è la precondizione per poter mettere testa su un'eventuale modifica, sulla quale, ripeto, concordo nell'ottica di renderla più celere, non necessariamente di creare un mega istitutone, diciamo così, unico, anche se in realtà già la cassa integrazione, la sua differenziazione è interna, quella tra cassa integrazione ordinaria e straordinaria, però senz'altro è un processo al quale tendere e vedremo se tra le tante cose che spettano al nostro legislatore ci sarà anche questa. Bene, e un'altra domanda che ti vorrei fare, anche questo, soprattutto negli ultimi giorni per le dichiarazioni di qualche governatore, di qualche sindaco, se ne è parlato molto nel dibattito politico, reddito di cittadinanza, un tema che da alcuni punti di vista quanto mai attuale, perché il tema del reddito si pone e si porrà in maniera sempre crescente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sempre più famiglie, sempre più lavoratori, sempre più disoccupati, talvolta avranno un problema di reddito che sarà incrementato da questa emergenza. Il reddito di cittadinanza, così come è stato concepito, è la risposta, è l'occasione questa di rilanciarlo, di introdurre un sistema diverso, cosiddetto reddito d'emergenza, ridare un ruolo agli enti locali come fu per il REI. Pensando anche a tutta quella parte di lavoro che doveva essere in capo alle politiche attive del lavoro legate al reddito di cittadinanza,
sulla quale forse, questo è un giudizio anche politico che do io, non si è fatto quanto si era promesso anche per le difficoltà oggettive che ci sono legate al mondo dei centri per l'impiego e delle politiche attive in questo lavoro, in questo paese. Appunto, in poche battute, perché mi rendo conto che insomma servirebbe un convegno, però è l'occasione di rilanciare questo strumento e di ripensarlo, come la vedi? Allora, hai ragione, ci vorrebbe un convegno. Un attimo prima devo dire che non è scappare dalla domanda, perché penso che vada ripensato e al contempo rilanciato, poi mi spiegherò meglio il perché della mia affermazione. Però una premessa è che nel nostro paese parlare di reddito, di cosiddetto reddito di cittadinanza, significa, diciamo così, parlare di un provvedimento molto connotato anche partiticamente, no? Vorrei sprovincializzare un attimo il dibattito, nel senso che sulla necessità del cosiddetto, si parla nella letteratura economica, filosofica, politologica di reddito di cittadinanza. C'è una dicotomia tra il cosiddetto reddito di cittadinanza e il reddito minimo garantito. Al di là del nome, il nostro reddito di cittadinanza è comunque un reddito minimo garantito, non è quello che la letteratura dice essere il reddito di cittadinanza. In più, e questo è importante nel dibattito, è trasversale alle culture politiche, perché se no non ci spiegheremmo perché alcuni economisti iperliberisti non sono del tutto contrari a un'erogazione monetaria, nella loro ottica però dovrebbe poi tagliare tutto il resto dei cosiddetti servizi sociali, ecco, quindi non è una cosa conveniente, però dal punto di vista concettuale mi interessava enfatizzarlo, così come dei economisti storicamente progressisti di sinistra, per dividere con l'accetta un dibattito che in realtà è più complesso, ne sono fortemente contrari. Arrivando alla tua domanda, perché mi riferisco al reddito di cittadinanza inteso come istituto che abbiamo dal gennaio dello scorso anno, beh, che diciamo così necessiti di essere anche visto alla prova dei fatti, ripensato, è secondo me un dato di fatto. Perché anche nei suoi auspici teneva dentro, oggettivamente, tiene dentro troppe cose. Quindi la liberazione dal bisogno, che servisse una misura universale e generale, perché i tentativi furono tanti negli ultimi 20 anni, ma venivano episodicamente finanziati, è indubbio. Tu hai citato il REI. Il REI, secondo me, era una struttura ben ingegnata, ma bisogna dare atto al fatto che fosse poco finanziata. No, io non sono un politico, quindi ti faccio io una provocazione. Se avessero finanziato tanto, come è stato fatto oggettivamente con 6 miliardi, il REI, probabilmente sarebbe uno strumento più opportuno alla liberazione dal bisogno. Poi capisco anch'io, perché sono un lettore appassionato del dibattito politico, che se si è fatto un'intera campagna elettorale su un certo nome, su un nuovo istituto, questa cosa non poteva essere fattibile. Però io ti parlo da operatore del diritto, da giurista. Il tema poi che tocchi è centrale, quello delle politiche attive. Cioè, oggettivamente, lo strumento del reddito di cittadinanza, quindi di uno strumento che in generale sia da valvola di salvaguardia, da rete di salvaguardia, è necessario, probabilmente però non è lo strumento più adeguato quello dei cosiddetti della ricerca del lavoro, perché il tema delle politiche attive, purtroppo, nel nostro ordinamento è sempre stato quasi considerato un tema quasi di serie B, quasi che allo Stato non riguardasse rispondere alla domanda come si cerca e auspicabilmente come si trova lavoro. Una ricerca che è stata condotta di recente, alla quale ho collaborato, mi spiace autocitarmi, ma in realtà è dell'Istituto Toniolo, l'ente fondatore dell'Università Cattolica, il professor Alessandro Rosina, che è anche un noto editorialista, quasi il 90% delle persone cerca lavoro per canali informali. E questo ci deve interrogare, perché deve interrogare chi queste reti non le ha, e quindi, diciamo, il tema delle politiche attive va rilanciato. Secondo me va spezzettato, però, come dire, tolto dal dibattito reddito di cittadinanza sì, reddito di cittadinanza no. Per investire su questo seriamente, i navigator, pur volenterosi, oggettivamente si trovano in una situazione molto difficile, situazione che sarà ancora più acutizzata dalla crisi nella quale stiamo vivendo. E quindi, rispondendo alla tua domanda, sicuramente va ripensato, cioè sicuramente io ritengo vada ripensato, ma soprattutto in quest'ottica, perché
chiedeva troppo, era uno strumento che sia dovesse liberare dal bisogno, sia doveva servire a trovare lavoro. Così oggettivamente i numeri parlano chiaro, non è stato. Questo significa che però le politiche per il lavoro occorrerà davvero culturalmente prima ancora che giuridicamente ripensarle. Assolutamente sì, sono molto d'accordo. Su questo il ruolo delle regioni sarà importante perché effettivamente tu facevi riferimento al fatto che le politiche attive del lavoro in questo paese, anche per competenza, sembra che siano sempre state immaginate come una serie minore, diciamo, tra le competenze delle regioni, poi delle province in parte o perlomeno delegate alle province, insomma, una storia che si è trascinata all'interno anche delle riforme degli enti locali in maniera non sempre positiva e questo sicuramente non ha giovato. E a questo punto siamo arrivati all'ultima domanda, stacchiamo così in maniera un po' forte tra tutti questi argomenti anche complessi che abbiamo affrontato. Chiedo anche a te, come a tutti gli ospiti di Dialoghi Virali, di darci due consigli, o anche più di due, scegli tu, consiglio di lettura e di visione in questi giorni di quarantena. Domanda classica con la quale ci si saluta ormai tra amici al telefono o nelle videochiamate, perché insomma ci si è un po' tutti critici letterario. Ma allora ho visto di recente Unorthodox, che è la storia su Netflix della ricerca della libertà di una giovane donna che scappa dalla sua comunità un po' di appartenenza, che in quel caso è una comunità ortodossa, ultra-ortodossa ebraica, e il suo viaggio a Berlino. Ne segnalo anche un altro che è un po' meno noto forse, The English Game, è ambientato nella Gran Bretagna nella seconda parte dell'Ottocento e tocca degli ambiti a me di cui sono appassionato, quindi un po' la storia, anche se vogliamo, di quel periodo della rivoluzione industriale, anche la nascita dei primi campionati di calcio, diciamo, quindi può essere un consiglio per la visione. Libri, mi chiedevi, casualmente rimaniamo in Gran Bretagna perché ho letto Middle England di Jonathan Coe, che racconta la storia di una famiglia che era la stessa che già raccontava quest'autore in altri libri, ma con lo sfondo di quello di cui parlavamo all'inizio, cioè un po' il tema della Brexit, come si è arrivati in quel paese a quel voto che ha scioccato almeno metà dell'elettorato. E quindi questi sono i miei consigli richiesti, diciamo, per questi giorni. Bene, bene, ti ringrazio, è stata una bella chiacchierata, magari potremmo prenderci l'impegno in base alla durata, diciamo, di questa fase, eventualmente di riaggiornarci, insomma, qualora ci fossero appunto nuove misure su cui discutere, insomma, se ti farà piacere più avanti. Sicuramente, grazie. E allora io ti saluto e insieme a te saluto anche tutti quelli che avranno ascoltato questa puntata di Dialoghi Virali su Radio Quarantena Verbania, dandovi appuntamento alla prossima. Ciao Mirko e grazie ancora. Ciao Riccardo, ciao a tutti.